tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Don Trippi e bentornati in un nuovo episodio di Thronebreaker The Witcher Tales. E siamo di nuovo qua con la nostra Miv sulla strada principale. Vi faccio vedere la mappa dove eravamo lasciati, anzi dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. E siamo diciamo qua vicino al crocevia. Adesso possiamo decidere di andare su qua oppure giù qua. Qui c'è una battaglia e sappiamo che ci spaccheranno praticamente il culo, però io farei questa battaglia perché praticamente poi dovremo andare su qua e giù qua e per arrivare a questo forzieraccio. Io ragazzi ti vado al forzieraccio e me ne frego. Ah, tra l'altro potrei anche, diciamo, andare su di qua. Su, cacchio, devo spostarla sta mappa così, per farvi vedere meglio. Potrei anche andare su di qua, così, e prendere questo ponticello qua, perché è abbastanza intrigata, vedete, la mappa. Si passa anche di qua, si passa anche di qua, si passa anche di qua. E poi si arriva anche qui. Io direi anche poi di andarci a fare un salto qui, visto che la nostra missione principale è da questo lato. E per arrivarci dobbiamo per forza fare questo giro qua, quindi tornare indietro qua, passare per questo punto di interesse e fare questa strada qui. Io direi, ragazzi, prima di andarci a vedere tutta sta roba qua, e chi se ne frega, avanti. Basta. Questo è quanto. Diciamo qua la crocevia, qua c'è un combattimento che adesso vediamo di andare a fare. E attraverso il bosco degli Kenning, Mev aveva la netta sensazione che qualcuno li stesse osservando tutta la volta. Mi sto ammazzando, ma va bene. Talvolta le sembrava di scorgere dagli occhi tra il sottobosco, mentre il frusciare di rami suonava come un sussurro inquietante. Di solito si trattava di paranoie dovute alla stanchezza e alla paura, ma non questa volta. Entra in battaglia, ragazzi, una battaglia abbreviata, sempre questi scacchio di Scoia'tael, maledetti elfacci. Prima o poi dovremmo fargliela vedere chi comanda, e ci proveremo in questo episodio. Battaglia abbreviata, durerà un solo round, facciamo continua, e proviamo a scegliere il mazzo. Non vi dico che vi taglierò ora. Anzi, se diciamo la cosa va un po' male, vi taglierò ora. Perfetto. Partiamo di lei. Proviamo. Nebbia, bene. Non temere, raggiungeremo l'obiettivo. Carro. Poi con qua sarà rapido e doloroso. Poi lui qua li prenderemo. Sono obbligato a segnare un'unità. All'inseguimento. Ah! Vedremo chi è più debole. Sì, ma va, parti bene. Sua Altezza sa quello che fa. Arbalestriere ai tuoi ordini. Eccola qua.
L'armatura non li salverà. Addio. Fuori soldi o vattene. Ok. Adesso qua è 5. E gliela faccio secca con questa. Abbiamo due turni, dai. Ok. Blood and Neckens. Bene. Similian part. Bravissimo. Abbiamo sempre uno qua, ma vaffan. E torno. Godiamoci il momento prima della tempesta. Ok. Abbiamo uno. Va tutto bene? No. Ok. Fermi tutti. Liria! Addio. Addio. Fermi tutti, eh. Ce l'abbiamo in pugno. 81 a 4. Ma chi cacchio ci ferma? Dai, 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 dai. Yorvith ci vendicherà, Duan. Certo, questo è un problema, però. ...72 a 12. Dobbiamo darci una mossa. E diamoci una mossa, no? Che la spada sia tutt'uno col braccio. Posso fare così? No. La devo passare qua. La devo passare qua. Purtroppo sì, la devo passare qua. Ah no, adesso sono obbligato a giocarla, bene. Fanculo. L'ho persa io sta partita, porcaccia la miseria. Attenzione però. No, l'abbiamo vinta. Ah no, l'abbiamo vinta. Sì, perfetto, l'abbiamo portata a casa, ragazzi. Mamma mia, che agonia che è stata questa. Dicevo, mamma mia, che agonia che è stata questa. Niente, un'ora ogni battaglia qua. Perfetto. Porcaccia la miseria, raga. Ok, ce l'abbiamo fatta. GG.
finalmente. Mamma mia, non vi dico che cacchio è successo. Questa roba. Vostra testa, c'è qualcosa che luccica in cima a queste rupe? Di volontari si offrono di scalarla. Forse troveremo qualcosa di valore. O forse spezzeranno le gambe. La cosa mi intriga. Vai. Andiamo. Qui cosa c'è? Ah no, beh, non posso raggiungerlo per il momento. Tu? Mio signore, il corvo ha legato qualcosa alla dama. Sembrerebbe una lettera, forse destinata al nostro amico. Potrebbe controllare? Meno uno? Va bene. Ah, qui c'è qualcosa, ok. Ma si può andare qua? Si va da qua sotto e da qua, ok. Allora, vabbè, al santuario credo che pregherò. Ah, scusate, mi sono perso. No, possiamo passare tranquillamente da qua anche. Proviamo. Intanto ci prendiamo 20 belle reclute. Preghiamo, dai, se ne frega. Qua ci sono altre reclute. E non c'è niente. No, prima di parlare con questo vado qua su a prendermi quella roba là che abbiamo visto. Ok. Che è successo qui? Al limitare del bosco dei licheni si ergeva un piccolo villaggio, Krumhorn. L'insediamento era circondato da un'alta palizzata e i cittadini giravano tutti armati come potevano. Flagelli, asce e assi chiodate. Chiaramente vivere nei pressi degli Scoiotel non era facile. Mentre i suoi uomini si riposavano, Mev si avvicinò ad un paio di abitanti. Questi chinarono la testa in segno di rispetto, giocherellando nervosamente con l'orlo delle loro camicie. Mia signora, dovete sapere che di notte gli elfi incontrano i mercanti nel bosco. Comprano spade, erbe. Udendo la conversazione, Raila assunse un'espressione disgustata. Avkaren, peggio degli avvoltoi. Aiutano degli assassini per soldi. Vi prego, mia signora, dobbiamo trovarli e punirli. Parlate, dove avvengono questi incontri? I contadini si lanciarono un'occhiata, grattandosi la testa e ondeggiandosi sulla punta dei piedi. Alla fine uno dei due disse... Potrei dirvelo, mia signora. Oh, sì, ma a un certo prezzo. In che senso, scusa? Dai, paghiamo 50, dai. Vedo che avete il fiuto per gli affari. Sì. D'accordo, quanto volete. Mev estrasse alcune monete dal borsello e le gettò a terra. I contadini si gettarono carponi per recuperare i soldi dall'erba, ignorando lo sguardo sprezzante dei soldati della regina. Gli Avkaren portano le loro merci al vecchio capanno di pesca, a nord di qui. Gli scoiattoli escono dal bosco al primo canto del gallo. La regina ordinò ai suoi uomini di prepararsi a combattere gli Scoiatel e i loro complici. Raila la Nera si sedette su un tronco caduto ad affilare la spada. Il rumore della pietra sulla lama suonava come un tetro presagio. Vabbè. Ah sì? Scusami. Chi sarebbero i due litiganti? Tra i due litiganti, il terzo gol. Vabbè. Parole sante, insomma. Ok, nuovi indicatori aggiunti, va bene. Scusate. Devo dire qualcosa perché... Aspetta. Scusa, Tra i due litiganti, il terzo gol. Chi la fa l'aspetti? Che ti devo dire? Cioè, non so. Vabbè, raga. Lasciamo perdere, va. Che c'è qua? Mio signore, abbiamo trovato i resti umani. Di sotto sono stato poco pietoso.
A quanto pare i soldati degli Scoia'tael l'hanno ricoperto povero uomo di grasso di cane. L'hanno legato e lasciato vicino al nido di Nekar. Ho sentito dire che spesso gli elfi giustiziano i loro prigionieri in maniera molto crudele. Chissà cosa aveva rubato loro. Forse lo scopriremo. Allontanate i morti e perquisite il cadavere. Ok. Un'altra di sta roba, vabbè. Mappe del tesoro, tipo. Ok, io sono arrivato qui a questo qui punto di interesse. Però, ragazzi, adesso vorrei andare qua su per prendere sto forzieraccio che abbiamo bellamente ignorato. Un momento. Allora, qua. Di qua bisogna andare. No, vabbè. Cacchio sta roba. Scusate, una foto cadere un albero sulla strada. Possiamo rimuoverlo, ma ci vorrà tempo. Niente scuse al lavoro, dai. Sarà una trappola, sicuro. Vediamo. No, abbiamo l'avatar, vabbè. L'avatar. Vabbè, facciamo il viaggio rapido perché sennò non mi rifaccio il giro, grazie. Adesso noi siamo qui. Giusto? E potremmo anche passare di qua per andare in arco. Perché dovrei fare sempre lo stesso. Sì. Io faccio sempre il solito giro. Facciamo così e così. Di sto legno va. Che serve sempre. Ah, ecco perché. Vai. Ordine ingegneri al ponte di costruire. Dai, forza. So che cacchio servono, raga. Mev, arrivò al capanno che i contadini le avevano indicato come punto d'incontro tra gli Scoia'tael e gli Avkaren. Ah. La luce delle torce filtrava attraverso gli alberi e si udivano alcune voci sommesse. Vostra Altezza, sussurrò Raila. Li abbiamo in pugno. Dobbiamo agire in fretta prima che gli elfi si ritirino nei boschi. Va bene. Attacco. Non preoccupatevi, Raila. Disse la regina dandole una pacca sulla schiena. Non mi lascerò sfuggire una simile occasione. Eh beh. All'attacco! I Liriani uscirono dal bosco e caricarono gli elfi e i mercanti ignari. In pochi istanti il rumore del combattimento riempì la foresta buia. Mamma mia, andiamo. Ancora questa battaglia abbreviata. Difficile dire chi avesse più disprezzo tra gli Afkaren, gli umani. Le cui leggi infrangevano regolarmente commerciando con gli Scoia'tael oppure gli stessi guerrieri elfici che li consideravano traditori privi di onore. Ad ogni modo ad Al'Karen non importava. Se c'era da guadagnarci avrebbero fatto affari con chiunque. Bene, vai. Un'altra ora, ragazzi, di combattimento. Ci vediamo quando riesco a risolverlo, perché Fetch Al'Karen. Non mi prendere deriva! Tu hai soldi, toccatemi! All'inseguimento! Il mio valore ha uno scopo! L'armatura non risalderà! Liria! Ok. Proviamo così. Hai niente per me? Bene. Qualcosa c'ho. Compagnia! A avanzare! Sì.
andiamo a prendere l'ultima. Dov'è? Eccolo qua. Mi basta un solo dardo. Vai, mo che mi racconti? Vedremo chi è più debole. Bello. Dai, fai, piace. Non c'è tempo per questo. Manca a tenertelo lì. Io poi non fallirò. Godiamoci il momento prima della tempesta. Ok. Che sposto, scusa. No, ma che sposto. Potrei però fare così. Tu. No. Scusate. Tu. Danneggi questo. Carino, eh? Perfetto. Ci avrei dovuto giocare prima questo. Ho capito, va bene. Ermelitele. Pure un elfo, vabbè. I soldi sono pur sempre soldi. Non se stesso, un alleato. Possiamo salvarne soltanto uno. Ah, ok, quindi è invincibile. O fai 10 o attacchi, ho capito. Più sono grandi, più è facile colpirli. Intoniamo canti di guerra. Che palle sta carta, eh? No, 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 no. Passa. Morte a tutti i Duan! Bravo. Complimenti. La punizione per chi commercia con gli elfi è una sola. Addio. Ok, questa è stata abbastanza semplice in realtà, vabbè. Cioè, avevo già le carte inizio. In una rara impresa. Tendere una trappola agli Scoia'tael nei loro stessi boschi. Gli elfi circondati combatterono fino alla fine, scegliendo la morte piuttosto che la prigionia. Mev aprì i bauli degli Avkaren e vi trovò un groviglio di cordame. Perplessa, cercò meglio e trovò la vera merce nascosta sotto. Frecce uncinate, trappole per orsi e veleni incurabili. Strumenti di crudeltà, disse Reinhard, osservando il contenuto dei bauli. Studiati per infliggere una morte lenta e dolorosa. Gascon non condivideva i suoi scrupoli. Prese in mano una delle frecce e la soppesò curioso. Un cadavere è un cadavere, non importa come lo è diventato. E queste meraviglie, i miei ragazzi sapranno sfruttarle al meglio. Può darsi, dai. Vabbè, però sti elfi erano dei... sti elfi erano dei pezzi di merda, cioè. No, equipaggi. Il fine giustifica i mezzi. Disse decisa Mev, afferrando un'arma dai bauli. I soldati seguirono il suo esempio, equipaggiandosi con gli strumenti degli Avkaren. Presto
gli elfi avrebbero provato sulla propria pelle il dolore che intendevano infliggere agli altri. Miv Flagello, rivendica. Andiamo a vederla immediatamente, ragazzi. Miv Flagello. Qui. Danneggia 3 nemici adiacenti di 3. Scusate, danneggia 3 nemici adiacenti di 3. E li sposti indietro di una fila. Poi attiva le... Ok. Proviamo. Proviamola, ragazzi, ma la proveremo, scusate la botta, ma nel prossimo episodio, perché questo, ragazzi, episodio è durato anche abbastanza, cioè, non so in realtà quanto sia stato lungo, perché sto registrando da un'ora e mezza e voi vedrete circa 20-25 minuti, non lo so, comunque. Link in descrizione, ragazzi, adesso vedo cosa posso fare. Gruppo Telegram, gruppo... scusate, il server Discord e il canale Twitch sono in descrizione. È sempre gradito, ragazzi, un like e un'iscrizione al canale o una condivisione sui vostri social. Per adesso su Thronebreaker è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.